Sindaco, importante incontro a Brindisi preliminare ovviamente con il ministro De Micheli per parlare di Porto. Ci saranno dei tempi prestabiliti delle tappe per superare i problemi tecnici e per presentarsi insomma, tutti uniti per la realizzazione delle opere. No, innanzitutto è importante che ci sia questo ascolto che si è determinato in questi giorni, questo canale di comunicazione col governo. È venuto prima il ministro Boccia, oggi il ministro De Micheli delle infrastrutture e poi questa presenza costante della regione. Questo significa che c'è ben consapevolezza di quelli che sono i problemi di Brindisi e della necessità che questi problemi trovino attuazione in politiche e in provvedimenti di carattere soprattutto nazionale e anche regionale. E su questo facciamo qualche passo avanti e abbiamo posto innanzitutto l'attenzione. Cioè, Taranto ha un'attenzione notevole, lo sappiamo, ed è giusto, deve avere questa attenzione anche Brindisi, perché altrimenti i provvedimenti, se baricentrati esclusivamente su Taranto, quindi ad esempio la zona franca doganale e via discorrendo, avrebbero ripercussioni negative su Brindisi. Questo è un punto fondamentale di partenza su cui c'è piena condivisione. Il resto, piano regolatore portuale, opere, necessità di cofinanziare, ultimare i finanziamenti per le opere dell'aeroporto e via discorrendo, sono tutti temi che sono stati posti sul tappeto e sui quali c'è un buon confronto col governo nazionale e regionale.